Storatix, oggi vi presento un nuovissimo arrivo. Parliamo di Suzuki Vitara 1620 cavalli alimentata a diesel 4x4 associata ad un cambio automatico in questo splendido allestimento V-Top. Parliamo di una vettura immatricolata ad agosto 2017 che ha percorso solo 59.000 km. Vediamo innanzitutto naturalmente su questo nero lucido naturalmente laccato per quanto riguarda la carrozzeria principale, il marchio della Suzuki che splende all'interno della calandra principale, sensori di parcheggio che ci agevoleranno nella nostra guida e soprattutto un cerchio in lega molto interessante con questa razzatura multipla con interno più scuro che dà questo effetto cromato bellissimo con la laccatura interna da 17 pollici. Per quanto riguarda la fiancata troviamo le stesse linee di tensione che abbiamo riscontrato sul frontale che danno questo effetto ancora più accattivante alla vettura, apertura keyless, cristalli imbruniti posteriormente che danno privacy glass per quanto riguarda anche i nostri ospiti e barre al tetto cromate che ci agevoleranno anche nel poter avere ancora più spazio o comunque più possibilità di riporre oggettistica. Per quanto riguarda il posteriore ritroviamo i nostri sensori di parcheggio che ci avevano agevolato anche anteriormente e l'apertura keyless anche per quanto riguarda il bagagliaio. Ecco a voi, parliamo di una capacità di 375 litri così come lo vediamo adesso, abbattendo la panca posteriore che è frazionabile 2/3 1/3 arriviamo fino a 1120 litri di capienza. Naturalmente ritroviamo il nostro pianale che ci agevolerà per il contenimento di liquidi che preserva naturalmente il sottostante pianale rigido dove al di sotto troveremo ulteriore spazio da poter sfruttare. Cappelliere naturalmente estraibile e maniglia per poterci agevolare nella chiusura e nell'apertura. Andiamo a scoprire gli interni. Focus importante sull'utilizzo dei materiali, naturalmente abbiamo questo scamosciato molto comodo a livello proprio di tessuto e di tatto, contrastato naturalmente con la pelle per quanto riguarda la seduta centrale e i nostri poggi a testa, naturalmente i ganci Isofix per i nostri bambini sulle due sedute laterali e per quanto riguarda il sedile lato passeggero ha anche una comoda tasca sempre in pelle per poter riporre ulteriore oggettistica. Ora scopriamo gli interni anteriori. Eccoci anteriormente, naturalmente parliamo di un 4x4, in questo caso associato ad un cambio automatico che gestiremo direttamente dalla plancia centrale, sottostante ritroveremo la nostra gestione per quanto riguarda la tipologia di guida, retrostante invece il nostro cambio avremo la gestione invece del riscaldamento delle due sedute anteriori, naturalmente possiamo riscaldarle su due livelli ed è comodissimo anche a livello di benefit per quanto riguarda l'inverno. Tutto il pad è interattivo, nella parte sottostante avremo tutto l'accesso per quanto riguarda il climatizzatore automatico, mentre sotto ancora avremo il nostro ingressi AUX 12V e USB. A volante naturalmente in pelle con dietro i pad per poter gestire il sequenziale manuale avremo la gestione dei contatti e del viva voce per prendere e chiudere le nostre chiamate, nella parte di destra limitatore cruise control adattativo, naturalmente cristalli con sensore pioggia, luci con sensore luce, mentre nella parte di sinistra avremo la gestione dell'Hill Assistance, del sistema di start and stop, dell'antitamponamento e per quanto riguarda invece la disattivazione dei sensori di parcheggio posteriore e l'attivazione dei fendinebbia anteriori. Vieni a scoprirla insieme a tutta la nostra gamma di 4x4 permanenti direttamente sul nostro sito ratix.com.